Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa è una serie di video relative alla piantumazione di un nuovo impianto. Se non avete visto gli altri video precedenti, adesso li metto qui su. Oggi approfondiamo l'argomento di tutte le operazioni successive alla piantumazione. A seguito della piantumazione, intorno alla pianta di olivo possono essere estesi dei teli di circa un metro quadrato. Questo per il controllo delle erbe infestanti e per una migliore umidità e temperatura per l'apparato radicale. Infatti la pacciamatura consente un migliore sviluppo ed una più facile gestione dell'impianto. Dopo la messa a dimora è importante evitare tutti gli stress che possono subire le piante, pertanto è necessario garantire una sufficiente disponibilità di acqua, irrigando quando vengono meno le risorse naturali. Tale intervento è fondamentale soprattutto nei primi 2 anni di età, per permettere all'olivo di approfondire l'apparato radicale, soprattutto nelle zone del terreno scassato meglio provviste di acqua. Durante l'estate, nei primi 2 anni, sono necessari 2 o 3 litri di acqua, dati quotidianamente, proprio per mantenere attivo l'accrescimento. In carenze di piogge, soprattutto nei mesi siccitosi, devono essere provviste somministrazioni di soccorso almeno a cadenza settimanale. A cominciare dal primo anno, è necessario, a cadenze mensili, soprattutto nel periodo che va da marzo ad agosto, dare piccole quantità di fertilizzante, specie a base di azoto, meglio se unite all'acqua, per una quantità annua totale di circa 30 grammi, quindi all'incirca possiamo dire 65 grammi di urea. Questo garantirà uno sviluppo e un accrescimento costante di tutta la chioma. Alla piantagione, gli interventi di potatura possono essere omessi o molto leggeri, almeno per liberare il tronco dalle ramificazioni più assurgenti, qualora le piante ne siano provviste. Durante il primo anno della piantagione, man mano che si formano, si eliminano i rami più vigorosi, meglio se si trovano comunque ancora in uno stato erbaceo. Ad intervalli di 2 mesi si revisionano le legature al tutore e, se necessario, se ne aggiungono delle altre per sostenere la pianta in maniera più verticale possibile. Si eliminano in maniera scaglionata anche quei rami bassi sotto l'impalcatura che sono diventati vigorosi o comunque con tendenza verticale, che appunto in precedenza erano state lasciate per favorire lo sviluppo in diametro del tronco. Nella chioma invece non si esegue nessun tipo di taglio o cimatura, lasciandola allo sviluppo naturale di una sfera. Da questa, negli anni successivi, si andranno evidenziando quei rami meglio disposti e mediamente vigorosi che in futuro diventeranno le branche primarie. Occorre inoltre verificare che non si creino ferite o strozzature alla pianta, rifacendo le legature o comunque riposizionando al meglio la pianta vicino al tuture. In questo periodo occorre porre particolare attenzione rispetto allo sviluppo dei parassiti, con un calendario dei trattamenti durante appunto i primi 2 anni della piantumazione, per evitare quei danni che potrebbero ridurre l'accrescimento delle nostre piante. In particolare sono da temere gli attacchi della margaronia e degli acari che disseccano gli apici, obbligando la pianta a sviluppare delle gemme ascellari per svilupparsi in lunghezza. Con questo è tutto, spero di aver trattato un po', diciamo, tutti gli argomenti relativi alla gestione dell'impianto nei primi 2 anni. Come sempre ragazzi, vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!